Ok, ragazzi, ho fatto una cosa stupidissima. Il 1 luglio, che è stato quando ho comprato Crash Bandicoot, che è uscito il 30 giugno, no? Allora mi sono comprato, il 1 luglio mi sono comprato Crash Bandicoot and Silent Trilogy. Ho iniziato questo Crash Bandicoot. Fatto un paio di livelli, sono tornato dopo cena. Mi sono dimenticato dopo che ho spento la play, di salvare, di creare un nuovo file con il salvataggio. E quindi per tutto il tempo che stavo cercando di completarlo al 100%, che stavo urlando, veramente urlando, sapete che è successo? No, non so quando ho fatto il primo video, al secondo video che abbiamo, nel precedente episodio che abbiamo fatto il precedente livello, si è creato un nuovo file automatico e quindi questo file, no, questo è un altro file per fortuna che l'ho copiato, non mi ha preso il posto di quello mio e quindi il mio è andato perduto. Comunque anche questo un po' è andato perduto, visto che era al secondo livello ancora, che non si era salvato. Stupido uccellino. Ma è lì sopra. Volevo vederlo, senza spaventarlo, perché è troppo carino l'uccellino. Sì, ma adesso smettila. Chip chip, smettila. Qui mi sa che non si può fare il 100%. Comunque, a fine let's play vi farò vedere tutta la intro. Tipo iniziale, Activision presenta il Crash Bandicoot. In pratica vi spiego cos'è. L'Activision dice: ah, l'Activision presenta, ritorno inaspettato, ma tanto lo vedrete. Poi sviluppare la Vicarious Vision. E poi si vede il vecchio Crash Bandicoot, la grafica e il design vecchio di Crash, che fa cadere delle scatole in una macchina in pratica, per rinnovarle in HD. E quindi non c'entra e diventa così come adesso. E quindi fa vedere la scritta Premix per iniziare l'avventura, tipo, non lo so, per andare alla selezione, tipo. Questa trilogia mi ha stupito di più, anche se ho solo giocato a primi due intanto. No! Mi sa che questo livello non si può fare, uffa, mi sa che arriveremo a 40 su. Senti questa scimmia che mentre ruota è veramente odiosa. Andiamo a fare il bonus! Ci vediamo alla fine del bonus. Ah, rieccoci! Mamma mia, quanto sto sudando dentro la mia camera! Io tutti i bonus li taglierò per dare più tempo al gameplay, ai livelli. Credo che il livello è quasi finito. Mamma mia, la prima volta veramente ho fatto un sacco di game over. Infatti è stato un po' meglio che mi si sia cancellato tanto. Prima per lezione, che mi sia da lezione, che ti devi ricordare dopo un po'. Infatti mia madre me lo dice sempre: ricordati prima che dopo un po' devi salvare. Infatti nel 2 a un certo punto sono uscito senza salvare. Tipo era alla stanza, perché lì c'è il teletrasporto. In pratica era arrivato al mondo qua, nella stanza 4 dei portali, perché bisogna recuperare i cristalli in quel gioco. In pratica sono tornato al mondo 2. Comunque, ecco, muoci. Tipo nel secondo ci sono la scivolata. Per fortuna che avevo acqua.
Ah sì, una cosa che non mi è piaciuta affatto, veramente, che quando venite colpiti da Aku Aku, con Aku Aku, che venite colpiti con Aku Aku, tipo, io adesso salto qui, mi colpiscono con Aku Aku, sapete cos'è che non mi piace? Che fa un piccolo salto, un mini salto, che praticamente tu stai per saltare così te lo fa corto. Attenti alla prossima perché è bella difficile. Spero che... No, vabbè, una vita. Ah, e vai, neanche a questo livello si può fare il 100%. Nel 3 credo che sia obbligo, se vuoi. Nel 3 è 105%. Invece nel 4... Guardate un po' qui, eh. Penso che più avanti ci sia un altro pezzo, è un trucchetto che serve per fare sto pezzo. Nu! Ci rivediamo dall'altra parte. Scadoosh! Eccoci qua. Adesso in pratica c'è il fine livello. Io taglierò a ogni passaggio del livello, tipo, finisco il livello, ci rivediamo al prossimo. 4 vite! Grazie mille, arriviamo a 32. Gracias. Thank you. No, 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 meno male che non c'è danno alla caduta. Per fortuna, comunque. Ci vediamo alla fine del livello, in pratica c'è. Sono quei blocchi e c'è il fine del livello. Ci vediamo al prossimo. Signori, primo livello del mondo dell'isola 2. E vai. In tutto questo gioco ci sono 3 di isole. In pratica, in questa isola si sblocca la gemma verde, che io nel mio primo file non ce l'ho mai fatta, ma poi adesso ce l'ho fatta. Attenzione a queste piante, mi sa che l'abbiamo già incontrata. Qui quante volte mi ha fatto venire. Comunque io sono arrivata a tipo 60 vite, ma a un certo punto si è sbloccata la gemma verde a un livello. Ci sono vite infinite. Credo 99 vite. No, vabbè. Ma sì, in Crash 1, quello originale su PS1, sapete che cosa bisognava fare? In pratica non si doveva morire neanche una volta. Perché se no... Perdevi le casse dietro a ogni checkpoint. E quindi il checkpoint non serviva a niente. Attenzione là che saltiamo. Vabbè, dettaglio. Ci rivediamo là. Ti prego una vita. No. Ah sì, il bonus. I bonus sono un po' difficili da guadagnare. Qui ci sono tre bonus, tre tipi di bonus. Numero uno, quello della Bandicoot femmina che secondo me nel livello della gemma verde, deve essere tipo qualcosa di bello, non qualcosa che ti fa veramente arrabbiare. Infatti certi bonus sono veramente difficili, quelli della Bandicoot femmina. I bonus devono essere tipo qualcosa che ti fa rilassare dopo tutta la difficoltà del livello, non che diventa di difficile. Comunque, i bonus di brio non servono a niente perché servono solo per le casse. Se veramente. Quelli di Cortex veramente servono a un botto, perché io ho sbloccato la chiave e ho finito il livello segreto. Comunque, ci vediamo alla fine del bonus. Ah, rieccoci, mi sa che oggi facciamo anche il secondo boss, Reaper Io. È una specie di coniglio pazzo, drogato. Che presto lo vedrete. Ma mi sa che se avete giocato già a questo gioco. Ok, solo... Mamma mia. Anzi, provo ad andare indietro, vediamo un po'.
Vabbè ragazzi, ci rinuncio, ci vediamo alla fine del livello. Magari negli extra lo rifacciamo. Ciao. Riperu! Attenzione che bisogna... è facilissimo sto boss, infatti io ci sono morto la prima volta perché non sapevo, che non è che guardo tanto solito. Boom! Fate così. Adesso cambia giro. Adesso fa una sorta di triangolo. Dobbiamo schiacciare quando è qua. Ora. No, cavolo. Ce l'abbiamo fatta. Adesso fa una sorta di rombo. No, quasi. Alla fine è un po' difficile. Comunque è l'ultimo livello del... Coniglio pazzo. No, ci rivediamo alla fine del boss. Finalmente sto coniglio va al manicomio. Vai al manicomio. Oddio, se l'avete visto che si è buggato. E noi ci vediamo appuntamento nel prossimo episodio con Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. In cui finalmente ricominceremo veramente la prima isola, perché questa qui è la seconda isola, perché questo qui sarebbe una specie di prologo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!